Buon avviso a tutti ragazzi, bentornati in un nuovo appuntamento qui su Yo-Kai Watch Puni Puni. Come promesso, la serie è tornata. Quindi, anche se la scorsa settimana abbiamo giocato tantissimo a Pokémon, abbiamo saltato Puni Puni, comunicazione di servizio, non andate negli altri video a scrivere ma Puni Puni perché non torna più, quando è manca solamente una settimana. Quindi, mi raccomando ragazzi, fate i bravi, fate i buoni, perché Puni Puni è tornato, ci siamo e se salta un episodio non muore nessuno, credo. Allora, dove eravamo rimasti? Eravamo arrivati nella torre del Papa Patrino. Io ovviamente ringrazio sempre i ragazzi che mi aiutano con l'account, perché per arrivare fino a qui c'erano delle missioni da compiere. Alcune le avevo fatte io in alcuni livelli di qua, da questa parte, e altre invece le hanno fatte loro. Ci siamo un po' divisi i compiti. Se non sbaglio erano 4 missioni, una nel livello 405, una nel livello 417, insomma erano fare una combo, fare tot punteggio, utilizzare questo yokai, quindi sono dovuto andare a prendere un po' di roba, però ce l'abbiamo fatta. Inoltre ragazzi, ho modificato un po' la squadra, perché sia per queste cose da dover fare per andare avanti, sia per gli eventi, mi serviva uno yokai davvero da tantissimo tempo, e sono riuscito ad avere, che è Slurpent. Credo che sia Slurpent, Octaserp, uno di questi, insomma il leggendario che c'è credo da Yo-Kai Watch 1. È davvero molto molto vecchio e noi ancora non ce l'avevamo, e adesso vi mostrerò a che cosa serve. È davvero molto utile. Abbiamo un paio di livelli per riscaldarci e poi abbiamo il 424 che è il boss. Quindi tramite la vostra energia, dei vostri pollicioni all'insù, mi raccomando, io vado, mi riscaldo un po' con questi yokai e poi andiamo a spaccare il Papa Patrino. Ora, dopo che l'ho detto, sicuramente mi farà a pezzi. Ok, allora, andiamo di qua così, andiamo di qua così. Cerchiamo di fare il prima possibile il delirio. Ok, vai qua così. Allora ragazzi, io so che a voi piace Yo-Kai Watch Puni Puni, però siccome nel canale ci sono tante altre cose e Puni Puni ormai lo giochiamo da un bel po'. Dai, dai, fammi prendere. Ok. Se qualche volta salta. Ok. Delirio. Ok, allora facciamo così. Intanto inizio con un paio di Energimax. Tipo 1. Tipo 2. Vediamo. Ok, posso fare anche così. Posso fare anche così. Adesso attiviamo Slurpent. Guardate che cosa fa. Boom. Non ne ha presi nemmeno tantissimi, però ok. Poi utilizziamo un altro Energimax che mi ricarica ancora una volta un altro Energimax, e posso continuare ancora, vedete? Me ne ricarica un altro e via. Mamma mia ragazzi, quanto siamo forti. Ok, vai anche così. Vai di nuovo con lui. Mi lascio sempre un altro Energimax, così poi lo utilizzo con le sfere enormi. Vai così. E mi sa che posso fare così. Boom. Mi sa che posso fare ancora così. Ragazzi, posso continuare non all'infinito, però dico, guardate quanto danno abbiamo fatto. Quanto danno abbiamo fatto. Ok, molto bene, anche loro andati. Quando faccio l'Energimax, che colpisco i vari Weebwob, li faccio scoppiare, faccio danno, nel frattempo mi ricarico anche gli Energimax appunto degli altri, soprattutto se i Weebwob sono grandi. Quindi utilizzando lui, il nostro nuovo acquisto, li faccio diventare grandi, Energimax, carico gli altri e si continua. Comunque, molto interessante, ma andiamo avanti. Nel 423. Ok. E poi vediamo se dopo ci sono i livelli di Yo-Kai Watch 4. Sono veramente veramente curioso. Sono stracurioso. Facciamo così. Facciamo così. Vai qui. Ok. Credo che ci siano quelli di Yo-Kai Watch 4. D'altronde il gioco è sempre molto aggiornato. Vai qua. Facciamo così. Facciamo così. Facciamo con lì. Non vedo. Ok, qua. Non vedevo altre combo da poter fare. Vai qua. Ok. Vediamo un po' di roba, facciamo così. Ok. Vai. Uno. Ok, facciamolo adesso questo, perché non ho molto Energimax. Questa volta ne ha presi un sacco, guardate, non ci entrano nemmeno nello schermo.
Ora mi dovrebbe caricare quasi tutti. Vai, fai qua, fai qua, vai. Ok. Vai qua così. Dai che mi carichi di nuovo anche Slurpent. Bravissimo. Non mi ricordo se dico Slurpent e poi Octaserp. Non ci fa niente, dai. Lui, insomma. Ok, andiamo avanti. Posso caricare ancora. Vai con l'Energy Max. Ok. Vallo a prendere. Boom. Che bestia. Che bestia. Ok, vai ancora. Incredibile. Sto continuando all'infinito praticamente. Vai, 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 vai. Vai così. Vai ancora. Vai ancora. Ok, credo di aver finito adesso. Wow. Wow, 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 wow. Ok. Ok, ragazzi. Tutto il delirio, tutta la fase del delirio, tutta piena di Energy Max, senza nemmeno dare scampo. Credo che così siamo diventati molto più forti. Ora non so se ci sono altri yokai che potrebbero essere buoni nel nostro team. Però abbiamo aggiunto un rango Z, abbiamo aggiunto lui. Insomma, secondo me siamo diventati molto molto più forti. Comunque non cincischiamo. Ho fatto cadere tutto. Comunque non cincischiamo, perché adesso abbiamo un boss. Quindi devo capire come funziona questo boss, perché non è come i livelli normali. Abbiamo il Papa Patrino. Sì, signori, adesso la forza bruta non basterà. Dobbiamo capire i suoi attacchi, dobbiamo capire quello che dobbiamo fare. Ma ci proviamo, dai. Andiamo un attimo a vedere qual è il suo pattern di attacchi. Ok, ok. Sì, il Papa Patrino. Vediamo un pochettino le informazioni, più che altro per vedere se c'è qualche immagine che ci spiega. Ok, chiama gli scagnozzi. Ok. Beh, l'unica cosa che ho capito da queste immagini è che chiama gli scagnozzi. Va bene, dai. Proviamo ad attaccarlo normalmente, vediamo che cosa succede. Teniamo d'occhio anche lo schermo superiore, o meglio, la parte superiore dello schermo, perché se non gli faccio niente è un problema. Ok, ha chiamato gli scagnozzi, togliamoci gli scagnozzi di mezzo. Vai così. Vediamo se ce li riusciamo a togliere velocemente. Ok, facciamo così, facciamo così, vai. Vediamo un po' com'è la situazione adesso. Vai, uno. Certo, ora tutti i danni che facciamo vengono divisi in tre, perché appunto ci sono i due scagnozzi. Però, se sono tanti i danni, sono danni appunto per tutti. Vai ancora, benissimo, me li ha caricati tutti. Mamma mia, Noctis. Che potenza anche Noctis. Vai così. Vai così. Ok. E vai così. Dai, caricami di nuovo Noctis. Ok. Vai. Boom. Ok. Vai, 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 carica, carica, caricamene uno. Ok, vai. Caricamelo. Caricami. Bravissimo. Povero lo scagnozzo a destra. Ora, tipo, la particolarità del Papa Vagina è che è immune agli attacchi durante il delirio. Devi immaginare, sarebbe tipo devastante. Vabbè, ma ragazzi, ma così non hanno scampo. Cioè, io ho una combo che continua non per sempre, come potete vedere, però l'abbiamo devastato. L'abbiamo devastato in un unico delirio. Incredibile. Incredibile, ve l'avevo detto che eravamo diventati fortissimi. Incredibile, l'abbiamo stracciato. Beh, quanti danni li avevamo fatto? Aspetta però, non è ancora detta l'ultima parola, ragazzi. Non è ancora detta l'ultima parola, perché abbiamo giustamente la sfida finale contro il Papa Patrino nella sua navicella. Questo era solo un assaggio allora. Eccolo qui. Nell'UFO. Andiamo. Questa sì che è una bella sfida.
Questa sì che sarà una bella sfida. Mi sembrava troppo semplice prima. Dai, andiamo. Let's go. Eccolo qui. Adesso dobbiamo vedere un po' che, come funziona questa lotta. Prima chiamava gli scagnozzi, adesso non credo che gli scagnozzi gli servano perché sarà potentissimo. Allora, mi blocca qualcosa. Forse per tot secondi. Spero che non mi blocchi gli Energimax, non lo so. Devo andare subito nel delirio, devo attaccarlo subito tantissimo. Cosa fa? Il blocco. Mi sta facendo il blocco. Vediamo un po' di roba. Mi ha tolto l'oro. Non li posso proprio utilizzare, non ci credo. Non ci posso credere. E che devo fare adesso? No, non posso fare nulla. Dai, dai. Ok, vai, adesso. Vai così, ok. Ok, andiamo. Attacchiamo, attacchiamo. Mi ha bloccato per dei secondi tutti quanti. Non posso nemmeno. No, non li posso toccare nemmeno con l'Energimax. No, che devo fare? Non so cosa fare. Dai, togliti, togliti, togliti. Oh mio Dio, oh mio Dio. Oh mio Dio, sono tutti quanti uguali. Mi ha bloccato tutto. Mi ha bloccato tutto, non ci credo. Mi ha bloccato tutto. Devo attaccarlo anche fuori dall'Energimax, ragazzi. Ha pochissima vita, fuori dal delirio, voglio dire. Dai che lo spacchiamo lo stesso. Dai che lo spacchiamo. L'ultimo Energimax. No! No! Dovevo premere solamente un Energimax. Non avevo visto che avevo pochissima vita. Ok, certo che lo rifaccio immediatamente. Ma aspetta, no. Ok. No, ce l'avevo quasi fatta praticamente. Non avevo notato che mi aveva tolto così tanta vita. E inoltre devo assolutamente aspettare quando ci sono le X, perché anche se faccio il delirio non le tolgo le X. Ok, va bene. Va bene, va bene. Adesso sappiamo un pochettino meglio come affrontarlo. Speriamo di batterlo. Vai così. Vai così. Allora, la squadra c'è. Devo essere io bravo a capire come fare per batterlo. Aia. Lui già mi ha bloccato un po' di roba. Dai. Sbaglio o sto andando peggio di prima? È possibile perché adesso non ho più nulla già. Ok, dammi questo. Dammi lui così. Dammi Noctis. Ok. Vai, vai che me l'ha sbloccati tutti. Adesso ti spacco la vita. Ti spacco tutto. Ti distruggo. Guarda un po' che ti faccio. Uno. Due. Vai così. Tre. Facciamo prima lui. Quattro. Boom. Vai così, anche lui. Perfetto, mi ha ricaricato anche quello. Vai. Ti devasto stavolta. Ti devasto. Non potrai più camminare domani. Come quando finisci la palestra, il giorno dopo non puoi più camminare. Quando fai gambe. Ok, vai ancora. Ancora c'è lui. Vai. Ok, avevo visto subito il Noctis. Sono andato direttamente da lui per utilizzare ancora il suo Energimax. Ancora, sì, così, vai. Ragazzi, quanti danni gli stiamo facendo? Non ne ho idea. 151.000. Vai, ancora, ancora, ancora. Ancora. Come hai usato? Ok. 201.000 di danno. E l'abbiamo sconfitto. Secondo tentativo, vabbè, ci sta perché il primo uno capisce un po' come sono gli attacchi, come affrontarlo. Però c'eravamo quasi praticamente. Mi bastava premere un altro Energimax. E l'abbiamo sconfitto. Ma attenzione, perché al momento non vedo un cartello che mi indichi dove andare per un eventuale prossimo stage. Quindi, che sia l'ultimo questo del Papa Padrino, che non abbiano ancora aggiornato con Yo-Kai Watch 4, non lo so. Questo lo vedremo ovviamente nei prossimi appuntamenti. Comunque, ci sono sempre degli eventi, ce n'è uno nuovo ad esempio qui. Però adesso non lo facciamo perché volevo andare avanti un po' con
con la storia principale, battere il pappagallo, però vi anticipo, vedendo di qua, che ci sono queste robe, e quindi si potrebbe comunque andare avanti con Puni Puni anche senza altri stage appunto da fare. Probabilmente questo qui è il torneo che abbiamo fatto durante UK Watch 4, quindi è possibile che UK Watch 4 ancora non ci sia come stage, ma ci sia come eventi ogni tanto, come ad esempio in questo caso. Ragazzi, spero che questo appuntamento vi sia piaciuto. Io torno dal Papa Padrino, nello stage questo qua, nella zona del Papa Padrino, visto che l'abbiamo completata. Spero che vi sia piaciuto. Se questo video appunto vi è piaciuto e vi siete divertiti, lasciate un bel pollicione all'insù, tanti bei commenti qua sotto per farmi sapere se ancora ci state giocando, se volete vedere gli altri eventi, sia ad esempio di questa settimana oppure se passiamo direttamente alla prossima. E mi raccomando, iscrivetevi al canale, attivate la campanella in descrizione, ci vediamo alla prossima, non mancate. Ciao a tutti!